Have you ever looked at planes and gone, I could fix this? I just don't have the time. Too busy making. I have a design for a plane. You do? Yes. A better design? I mean, probably. I think it is. Yeah. Hundreds of Overture aircraft to carry the tens of millions of passengers around the world who can benefit from supersonic. I think everybody wants to go supersonic. I saw a stealth bomber flying overhead, and I swear to God, I thought it was Darth Vader. That was a pretty big deal. There was Twitter and others engaged in active suppression of information that was relevant to the public. Some sort of electric vertical takeoff and landing, supersonic jet or something. Vertical takeoff and landing meaning no need for a runway. Just shoot up. Straight in the air, and then... Ooh. Well, imagine this. Flying from Tampa to China, Australia, or anywhere else in less than an hour. The secret to safe hypersonic travel. Some of these conspiracy theories have turned out to be true. In un mondo in cui la tecnologia all'avanguardia incontra la difesa ad alto rischio, ci sono pochi nomi che possono suscitare tanto entusiasmo, speculazione e curiosità quanto quello di Elon Musk. L'imprenditore miliardario, noto per le sue innovazioni rivoluzionarie con Tesla, SpaceX, Neuralink e The Boring Company, non è estraneo ai titoli dei giornali. Ma oggi la notizia è ancora più elettrizzante del solito. Elon Musk ha appena rivelato informazioni su un progetto straordinario, un caccia ipersonico che è diverso da tutto ciò che abbiamo visto finora. È veloce, futuristico ed è qui per ridefinire il concetto stesso di superiorità aerea. Un aereo che non solo sfida i limiti della velocità, ma anche i fondamenti della fisica, dell'ingegneria e di ciò che pensavamo possibile nell'aviazione moderna. Cosa potrebbe essere questo caccia? Cosa lo rende così speciale? E perché Musk, l'uomo dietro le auto elettriche e i razzi riutilizzabili, è coinvolto in qualcosa di così audace e ambizioso come un velivolo militare ipersonico? Oggi ci immergiamo in questa rivelazione incredibile, esplorando ogni dettaglio che è emerso e svelando la vera storia dietro l'ultimo avanzamento tecnologico di Elon Musk. Capitolo 1. La fuga iniziale. Tutto è iniziato con un tweet criptico. Una notte tardi Elon Musk è andato su Twitter, come fa spesso, per condividere un messaggio misterioso. Era una dichiarazione semplice. Lavorando a qualcosa di più veloce del suono, molto più veloce. In pochi minuti internet è stato inondato di speculazioni. Musk stava parlando di un nuovo razzo, un sistema ferroviario ad alta velocità o forse di qualcosa di ancora più inaspettato? Per giorni fan, analisti ed appassionati di tecnologia hanno cercato di decifrare il messaggio di Musk. Le teorie variavano da un nuovo tipo di Hyperloop a un avanzamento rivoluzionario nei sistemi di pilota automatico di Tesla. Ma presto sono emersi dettagli che indicavano una direzione molto diversa. Un caccia ipersonico, capace di raggiungere velocità che fanno sembrare la barriera del suono un ostacolo minore. Documenti trapelati hanno cominciato a circolare online, mostrando design preliminari e specifiche di un aereo che sembrava sfidare la saggezza convenzionale. Era elegante, aerodinamico e diverso da qualsiasi caccia esistente attualmente. Il nome associato a questi documenti? Elon Musk. Capitolo 2. L'ascesa della tecnologia ipersonica. Per capire l'importanza del caccia ipersonico di Musk, dobbiamo prima comprendere cos'è la tecnologia ipersonica e perché è così innovativa. Il volo ipersonico si riferisce a velocità di Mach 5 o superiori, 5 volte la velocità del suono o oltre 3.800 miglia orarie. A queste velocità, le molecole d'aria iniziano a disintegrarsi, creando un calore intenso e sfide aerodinamiche uniche. Da anni i governi di tutto il mondo stanno investendo miliardi di dollari nella ricerca ipersonica, credendo che sia la prossima frontiera nella tecnologia di difesa. Gli Stati Uniti, la Russia, la Cina e altre grandi potenze militari
stanno gareggiando per sviluppare missili, droni e aeromobili ipersonici. Perché? Perché i veicoli ipersonici sono incredibilmente difficili da rilevare, tracciare e intercettare, rendendoli un potenziale cambiamento radicale nella strategia militare. Ma nonostante l'enorme investimento, la tecnologia ipersonica è rimasta sfuggente. La fisica è incredibilmente complessa e i materiali necessari per resistere a velocità e temperature così alte sono ancora in fase di sviluppo. Eppure, ecco Elon Musk, un uomo le cui aziende hanno già superato i limiti in più settori, che afferma di aver decifrato il codice per un caccia ipersonico. Capitolo 3. Perché Elon Musk sarebbe coinvolto? A prima vista potrebbe sembrare strano che Elon Musk si avventuri nel mondo dell'aviazione militare. Dopotutto, è conosciuto per il suo lavoro nei veicoli elettrici, nell'esplorazione spaziale e persino nelle interfacce cervello-macchina. Ma se si guarda più da vicino, questo ultimo progetto è una estensione logica della grande visione di Musk. Musk è sempre stato guidato dal desiderio di spingere l'umanità in avanti, di esplorare nuove frontiere e di liberarsi dai limiti imposti dal pensiero convenzionale. Che si tratti di costruire razzi per Marte o di creare soluzioni energetiche sostenibili, il suo obiettivo è sempre stato quello di rendere possibile l'impossibile. Il volo ipersonico si adatta perfettamente al campo di Musk. Le sfide che presenta sono simili a quelle affrontate da SpaceX in relazione alle velocità di rientro e alle temperature estreme. In effetti, alcune delle tecnologie che SpaceX ha sviluppato per i suoi razzi, come gli scudi termici avanzati e i materiali ad alta resistenza, potrebbero essere applicate direttamente a un jet ipersonico. Inoltre, Musk è sempre stato un sostenitore dell'innovazione nei trasporti. Ha parlato apertamente delle sue idee per un aereo elettrico supersonico e ha persino accennato alla possibilità di avviare una nuova azienda focalizzata sul trasporto aereo. Il salto da un veicolo supersonico a uno ipersonico potrebbe non essere così inverosimile come sembra. Capitolo 4. Il design del caccia. I documenti trapelati offrono uno sguardo al design di questo nuovo caccia ipersonico ed è diverso da qualsiasi cosa il mondo abbia visto. Il jet è costruito con un corpo elegante e allungato, progettato per minimizzare la resistenza e ottimizzare l'aerodinamica a velocità estreme. Il muso è affilato e appuntito, ottimizzato per fendere l'aria a velocità ipersoniche. Le ali hanno una forma a delta, simile a quelle dei jet supersonici come il Concorde, ma con una differenza: sono più sottili e angolate, riducendo la resistenza mentre forniscono la portanza necessaria. La struttura dell'aereo sembra essere realizzata con una combinazione di compositi avanzati e nuove leghe resistenti al calore, capaci di sopportare le intense temperature generate durante il volo ipersonico. Ma forse la caratteristica più notevole è il motore. I motori a reazione tradizionali operano comprimendo l'aria entrante, mescolandola con il carburante e accendendola per produrre spinta. Tuttavia, a velocità ipersoniche, questo metodo diventa inefficiente. Invece, i documenti trapelati suggeriscono che il jet di Musk utilizza un motore scramjet rivoluzionario, un ramjet a combustione supersonica che utilizza l'alta velocità dell'aereo per comprimere l'aria entrante senza la necessità di parti mobili. Questo motore, combinato con materiali all'avanguardia e un design aerodinamico unico, potrebbe rendere il jet di Musk il caccia più veloce e manovrabile mai costruito. Capitolo 5. Le applicazioni e le implicazioni. Quindi, cosa potrebbe significare un caccia ipersonico per il mondo? Le applicazioni potenziali sono vaste e potrebbero avere implicazioni di vasta portata sia per il settore militare che per quello civile. Per il settore militare, la capacità di dispiegare un caccia ipersonico
potrebbe cambiare la natura del combattimento aereo. I jet tradizionali, anche i più avanzati, non potrebbero competere con un aeromobile ipersonico capace di raggiungere velocità superiori a Mach 5. Il nuovo jet avrebbe la capacità di colpire obiettivi più rapidamente, evitare la rilevazione e manovrare meglio di qualsiasi cosa attualmente nel cielo. Potrebbe intercettare missili balistici, penetrare le difese nemiche e fornire intelligence, sorveglianza e ricognizione in tempo reale, in modi che nessun aereo esistente può eguagliare. Ma le implicazioni vanno oltre il settore militare. Il jet ipersonico di Musk potrebbe anche rivoluzionare l'aviazione commerciale. Immagina un aereo passeggeri capace di volare da New York a Tokyo in meno di 2 ore. I viaggi ipersonici potrebbero ridurre le distanze nel mondo, aprendo nuove opportunità per affari, turismo e connettività globale. Tuttavia, ci sono anche sfide e preoccupazioni significative. La tecnologia ipersonica è ancora alle prime fasi e i costi di sviluppo e produzione sono astronomici. Inoltre, il potenziale abuso è considerevole. Se la tecnologia ipersonica finisse nelle mani sbagliate, potrebbe portare a una nuova corsa agli armamenti, con le nazioni che cercano di sviluppare le proprie versioni di questi aerei ad alta velocità. Capitolo 6. La reazione dell'industria aeronautica. L'industria aeronautica è stata in fermento a causa delle reazioni alla notizia del jet ipersonico di Musk. Grandi appaltatori della difesa come Lockheed Martin, Boeing e Northrop Grumman hanno espresso interesse per la tecnologia ipersonica, ma molti sono rimasti sorpresi nel vedere Musk entrare in scena. Alcuni esperti del settore vedono la partecipazione di Musk come un cambiamento radicale. Il record di SpaceX in materia di innovazione rapida, riduzione dei costi e superamento dei limiti del possibile fa credere a molti che Musk potrebbe avere successo dove altri hanno fallito. Sottolineano il fatto che SpaceX ha già rivoluzionato l'industria spaziale, realizzando imprese che un tempo erano considerate impossibili, come atterrare razzi verticalmente per il riutilizzo. Altri sono più scettici. Si chiedono se Musk, senza esperienza precedente nella costruzione di caccia, possa davvero competere con i giganti della difesa affermati. Sono anche preoccupati per le sfide normative e politiche che Musk dovrà affrontare nello sviluppo e nel dispiegamento di una tecnologia di questo tipo. Tuttavia, è ben noto il passato di Musk nel sfidare gli scettici. Quando annunciò per la prima volta i suoi piani per una casa automobilistica elettrica, molti risero. Quando promise di inviare esseri umani su Marte, la maggior parte derise. Ma ancora e ancora, Musk ha dimostrato che i suoi detrattori si sbagliavano e molti credono che questa volta non sarà diversa. Capitolo 7. L'interesse del Pentagono. Non ci è voluto molto perché il Pentagono notasse. La tecnologia ipersonica è stata una priorità per l'esercito statunitense per anni e l'annuncio di Musk non ha fatto altro che intensificare tale interesse. Poco dopo la fuga di notizie, sono emersi rapporti che indicavano che alti funzionari del Dipartimento della Difesa avevano contattato Musk per discutere di potenziali collaborazioni. Le fonti suggeriscono che il Pentagono è desideroso di sfruttare l'esperienza di SpaceX nella creazione rapida di prototipi e nell'ingegneria economica per accelerare i propri programmi ipersonici. Vedono il coinvolgimento di Musk come un'opportunità per introdurre idee fresche e l'efficienza del settore privato in un processo che è stato bloccato dalla burocrazia e dai ritardi. Musk, da parte sua, ha sempre affermato di essere aperto a lavorare con il governo, purché ciò sia in linea con i suoi obiettivi più ampi di avanzare nella tecnologia e proteggere l'umanità. Rimane da vedere quale forma potrebbe prendere questa collaborazione, ma il potenziale è enorme. Capitolo 8. Le sfide tecniche in arrivo.
sviluppare un cacciatore ipersonico non è impresa da poco. Le sfide tecniche sono immense e il team di Musk dovrà superare numerosi ostacoli per trasformare questo sogno in realtà. Per cominciare, c'è il problema dei materiali. A velocità ipersoniche, le temperature generate dall'attrito dell'aria possono superare i 3000 gradi Fahrenheit, calde abbastanza da fondere la maggior parte dei metalli. Trovare materiali che possano resistere a queste temperature, pur rimanendo leggeri e resistenti, è una sfida significativa. Poi c'è il problema della propulsione. I motori scramjet, sebbene promettenti, sono ancora in fase sperimentale e ci sono molti ostacoli da superare prima che possano essere utilizzati in modo affidabile in un velivolo abitato. Questi motori richiedono un controllo preciso dell'ingresso dell'aria e della combustione, e anche una leggera deviazione può portare a un fallimento catastrofico. C'è anche la sfida della manovrabilità. A tali velocità, anche piccoli aggiustamenti nella traiettoria di volo possono creare forze G massicce, rendendo difficile per i piloti controllare l'aereo. Sviluppare un sistema di controllo in grado di gestire queste velocità e forze è un altro grande ostacolo. Infine, ci sono i costi. Sviluppare un nuovo cacciatore da zero è incredibilmente costoso e farlo con capacità ipersoniche richiederà un investimento sostanziale. Musk dovrà assicurarsi finanziamenti, sia da investitori privati che attraverso contratti governativi, per portare a termine questo progetto. Capitolo 9. Il ruolo dell'intelligenza artificiale. Uno degli aspetti più intriganti del jet ipersonico di Musk è il potenziale ruolo dell'intelligenza artificiale, IA. Con l'aumento delle velocità, le richieste sui piloti e sui sistemi di controllo diventano esponenzialmente maggiori. I tempi di reazione umani semplicemente non sono abbastanza rapidi per gestire i rapidi cambiamenti di velocità, altitudine e direzione che avvengono a velocità ipersoniche. Musk, che ha già investito pesantemente nell'IA attraverso le sue altre imprese, è probabile che incorpori l'IA nel design del nuovo jet. L'IA potrebbe essere utilizzata per assistere i piloti, gestire i comandi di volo e persino prendere decisioni in frazioni di secondo in scenari di combattimento. Sfruttando l'IA, il team di Musk potrebbe creare un velivolo non solo più veloce, ma anche più intelligente di qualsiasi cosa attualmente in volo. L'IA potrebbe anche svolgere un ruolo cruciale nella fase di sviluppo e test. Simulazioni avanzate e algoritmi di apprendimento automatico potrebbero aiutare gli ingegneri a ottimizzare il design, prevedere le prestazioni e identificare i problemi potenziali prima che si verifichino. Capitolo 10. L'impatto sull'equilibrio militare globale. Se avrà successo, il cacciatore ipersonico di Musk potrebbe avere un impatto profondo sull'equilibrio militare globale. La tecnologia ipersonica è vista come un cambiamento radicale, capace di rendere obsoleti i sistemi di difesa esistenti. Un paese con una flotta di jet ipersonici avrebbe un vantaggio significativo sui suoi rivali, sia in termini di offesa che di difesa. L'introduzione di tale tecnologia potrebbe scatenare una nuova corsa agli armamenti, con paesi come Cina, Russia e Stati Uniti che si affrettano a sviluppare le proprie capacità ipersoniche. Potrebbe anche portare a nuove forme di guerra, dove la velocità e l'agilità sono più valutate del mero potere di fuoco. D'altra parte, potrebbe anche aprire nuove opportunità per la collaborazione e il controllo degli armamenti. Se la tecnologia ipersonica diventasse diffusa, le nazioni potrebbero essere più disposte a sedersi al tavolo delle trattative per evitare un'escalation catastrofica delle tensioni. Capitolo 11. La reazione dei rivali. Mentre la notizia del cacciatore ipersonico di Musk si diffondeva, le principali potenze militari del mondo hanno seguito da vicino. La Cina, in particolare, ha investito pesantemente nella tecnologia ipersonica
e ha già testato diversi missili ipersonici. Anche la Russia ha sviluppato le proprie armi ipersoniche, con il presidente Putin che le presenta come un componente chiave della futura strategia militare del suo paese. Entrambe le nazioni probabilmente vedranno l'annuncio di Musk come una sfida diretta. Capiscono che il coinvolgimento di Musk potrebbe accelerare lo sviluppo della tecnologia ipersonica negli Stati Uniti, dando potenzialmente all'America un vantaggio decisivo in questa nuova frontiera della guerra. Ci sono già rapporti di un aumento dell'attività presso le strutture di ricerca ipersonica cinesi e russe, mentre si preparano a rispondere a questo nuovo sviluppo. Le scommesse sono alte e la corsa è iniziata. Capitolo 12. La visione di Musk per il futuro. Per Musk, questo cacciatore ipersonico è solo una parte di una visione più ampia. Ha parlato spesso del suo desiderio di rendere l'umanità una specie multiplanetaria, di spingere i confini di ciò che è possibile e di garantire che la tecnologia venga utilizzata per il bene di tutti. In molti modi, il jet ipersonico è un'estensione naturale di questa visione. Sviluppando una nuova generazione di velivoli ad alta velocità, Musk non sta solo facendo avanzare la tecnologia militare, sta anche gettando le basi per un futuro in cui la distanza non sia più una barriera. Un futuro in cui le persone possano viaggiare ovunque nel mondo in poche ore, dove lo spazio è a portata di mano e dove la tecnologia serve a unire piuttosto che a dividere. La visione di Musk è ambiziosa, audace e, alcuni potrebbero dire, audace. Ma è anche ispiratrice. Ci sfida a pensare in grande, a sognare in grande e a immaginare un futuro che non sia limitato dalle restrizioni del presente. Capitolo 13. Il cammino avanti. Quindi, cosa riserva il futuro per il caccia ipersonico di Musk? Il cammino avanti è pieno di sfide, ma le ricompense potenziali sono immense. Nei prossimi mesi e anni ci aspettiamo di vedere emergere ulteriori dettagli su questo progetto entusiasmante, mentre Musk e il suo team lavorano instancabilmente per trasformare la loro visione in realtà. Dovranno condurre test approfonditi, assicurarsi finanziamenti e navigare nel complesso panorama regolatorio e politico che circonda la tecnologia della difesa. Ma se c'è una cosa che abbiamo imparato su Elon Musk, è che non si tira mai indietro di fronte a una sfida. Che si tratti di costruire auto elettriche, lanciare razzi o sviluppare interfacce cervello-macchina, Musk ha sempre spinto i confini di ciò che è possibile. E ora, con lo sguardo puntato sul volo ipersonico, è pronto a farlo di nuovo. Capitolo 14. La reazione del pubblico. Come per qualsiasi annuncio di Musk, la reazione del pubblico è stata un misto di entusiasmo, scetticismo e curiosità. Gli appassionati di tecnologia e di aviazione sono entusiasti all'idea di un nuovo caccia ipersonico, attendendo con impazienza ulteriori dettagli e sperando di vedere il prototipo. Sui social media la notizia ha scatenato un'ondata di meme, dibattiti e discussioni con i fan che speculano su tutto, dal nome del jet alle sue potenziali capacità. Alcuni lo chiamano già il Tesla dei cieli, mentre altri immaginano le possibilità di una rivoluzione nei viaggi aerei guidata da Musk. Tuttavia, i critici rimangono cauti. Sottolineano le significative sfide tecniche e finanziarie che si profilano e dubitano che Musk non si stia estendendo troppo assumendo un altro progetto ambizioso. Avvertono che la tecnologia ipersonica è ancora in gran parte non collaudata e che i rischi sono elevati. Ma per ora il mondo osserva e aspetta, ansioso di vedere cosa farà Musk dopo. Capitolo 15. Inizia il countdown. Con l'inizio del conto alla rovescia, una cosa è certa. Il caccia ipersonico di Elon Musk ha catturato l'immaginazione di milioni di persone.
è uno sviluppo audace, rischioso e potenzialmente rivoluzionario che ha il potenziale di ridefinire il futuro dell'aviazione e della difesa. Che Musk abbia successo o meno, la sua disponibilità ad affrontare tale sfida serve da promemoria del potere dell'innovazione, dell'importanza di spingere i confini e delle infinite possibilità che si profilano. Capitolo 16. L'evoluzione del design, dal concetto alla realtà. Man mano che emergono ulteriori informazioni, i dettagli sull'evoluzione del design del caccia ipersonico diventano più chiari. Elon Musk e il suo team di ingegneria presso SpaceX, insieme ad esperti di Tesla e Neuralink, hanno lavorato senza sosta, combinando la loro esperienza collettiva in campi come l'aerodinamica, la propulsione e l'IA per sviluppare questo aeromobile rivoluzionario. Il concetto del jet è passato attraverso diverse iterazioni, ognuna delle quali ha portato nuove intuizioni e ha spinto ulteriormente i confini. I primi design si sono ispirati ai razzi Falcon di SpaceX e all'aerodinamica dello Starship, applicando la loro esperienza con velocità di rientro rapida e gestione del calore durante il rientro atmosferico. Il team di Musk ha sperimentato diverse configurazioni. Ali canard, alias balzo variabile e persino design senza coda. Erano guidati da un obiettivo unico: creare un velivolo capace di mantenere stabilità e controllo a velocità superiori a Mach 5. Per superare il tremendo calore generato a velocità ipersoniche, gli ingegneri di SpaceX hanno adattato la loro tecnologia di scudo termico utilizzata nelle capsule Dragon. Il design finale integra una combinazione di ceramiche avanzate, materiali compositi e leghe proprietarie che possono resistere a temperature superiori ai 3000 gradi Fahrenheit senza perdere integrità strutturale. Il team ha anche dovuto risolvere il problema della resistenza, un problema critico a velocità ipersoniche. Questo ha portato alla creazione di un innovativo sistema di propulsione aerei che combina un motore ramjet e scramjet a doppio modo, passando senza sforzo tra i due modi a seconda della velocità e dell'altitudine. Il motore, soprannominato Hyperburner, è una meraviglia dell'ingegneria, utilizzando algoritmi avanzati di IA per ottimizzare dinamicamente l'immissione di carburante e la combustione. Questa evoluzione del design è stata accelerata attraverso un processo iterativo noto come Agile Aerospace, un metodo preso dallo sviluppo software. Utilizzando prototipi rapidi, simulazioni digitali e stampa 3D, il team di Musk è riuscito a ridurre il tempo di sviluppo da anni a soli pochi mesi. Capitolo 17. L'arma segreta, IA nella cabina. Uno degli aspetti più rivoluzionari del caccia ipersonico di Musk è l'integrazione dell'intelligenza artificiale, IA avanzata. I caccia tradizionali dipendono fortemente sulle competenze e sui riflessi dei piloti umani, ma a velocità ipersoniche anche i più esperti aviatori affrontano sfide al di là delle capacità umane. Per superare questo, il team di Musk sta sviluppando un copilota IA che lavorerà in tandem con il pilota umano, migliorando la presa di decisioni e il controllo del volo. Il sistema di IA, noto come Sentinel, è progettato per assistere nella navigazione, acquisizione degli obiettivi, manovre evasive e analisi delle minacce in tempo reale. Utilizza algoritmi di apprendimento profondo addestrati su vasti set di dati di scenari di combattimento aereo, modelli meteorologici e dati dei sensori in tempo reale. La rete neurale di Sentinel impara e si adatta continuamente, fornendo al pilota strategie e manovre ottimali basate su un ambiente in rapida evoluzione. Questo sistema di IA non è solo uno strumento passivo, è un partner a tutti gli effetti nella cabina. In pochi millisecondi può valutare lo stato dell'aereo, le condizioni ambientali e le minacce potenziali, prendendo decisioni che richiederebbero molto più tempo a un umano per essere processate.
in scenari di alta velocità e alto rischio, come intercettare un missile o evitare un blocco radar nemico, questa velocità può fare la differenza tra successo e fallimento. Musk ha persino accennato al fatto che Sentinel potrebbe eventualmente prendere il controllo completo in determinate situazioni, come quando le forze G sono troppo alte per essere sostenute da un umano. Potrebbe anche permettere al jet di operare autonomamente, trasformandolo in un drone completamente autonomo se necessario. Capitolo 18. Una nuova era di guerra ibrida. L'introduzione del caccia ipersonico di Musk non è solo una meraviglia tecnologica, è l'annuncio di una nuova era di guerra ibrida. I concetti tradizionali di combattimento aereo e strategia militare dovranno evolversi in risposta alla velocità, all'agilità e all'intelligenza, senza precedenti di questa nuova classe di aerei. Gli analisti militari stanno già speculando su come un jet di questo tipo potrebbe cambiare la dinamica della guerra moderna. La velocità ipersonica consente un dispiegamento rapido attraverso i continenti, rendendo possibile colpire obiettivi o fornire supporto in pochi minuti anziché ore. Le capacità di IA del jet significano che potrebbe essere utilizzato per attacchi chirurgici con una precisione senza pari, minimizzando i danni collaterali e le vittime civili. Tuttavia, le applicazioni potenziali non si limitano alle operazioni offensive. Il caccia ipersonico potrebbe anche servire come uno strumento difensivo formidabile, intercettando missili o aerei nemici prima che raggiungano lo spazio aereo amico. La sua velocità e manovrabilità lo rendono un candidato ideale per missioni di ricognizione, capace di raccogliere informazioni su territori ostili e tornare prima che il nemico si accorga della sua presenza. Inoltre, la capacità del jet di operare in modo autonomo o semi-autonomo apre nuove possibilità per operazioni segrete. Immagina uno scenario in cui uno squadrone di jet ipersonici, guidato dall'IA, esegue un attacco di precisione su un obiettivo di alto valore, tutto mentre viene monitorato e controllato da remoto da una posizione sicura dall'altra parte del mondo. Questa nuova era di guerra ibrida non è priva di rischi. La velocità e l'autonomia di questi jet significano che le decisioni nei scenari di combattimento dovranno essere prese più rapidamente che mai. Errori o giudizi sbagliati potrebbero portare a un'escalation indesiderata o a danni collaterali. E come con tutte le tecnologie basate su IA, c'è il rischio di hacking o attacchi informatici, con conseguenze potenzialmente catastrofiche. Capitolo 19. Impatto ambientale e preoccupazioni per la sostenibilità. Seppure la prospettiva di un caccia ipersonico sia entusiasmante, solleva anche domande sull'impatto ambientale e sulla sostenibilità. I jet tradizionali sono notori per le loro emissioni di carbonio e un jet ipersonico, con i suoi potenti motori e le sue capacità di alta velocità, potrebbe avere un'impronta di carbonio ancora maggiore. Tuttavia, Musk ha previsto queste preoccupazioni. In linea con il suo impegno per la sostenibilità, ha promesso che il jet sarà alimentato da un nuovo carburante ecologico, possibilmente derivato da fonti sintetiche o biobasate. Il progetto Hyperfuel, come viene chiamato, mira a creare un carburante che bruci in modo più pulito, produca meno emissioni e sia più efficiente in termini di energia rispetto ai carburanti per jet convenzionali. Inoltre, il design avanzato del jet consente un utilizzo più efficiente del carburante. Il motore scramjet, ad esempio, è molto più efficiente ad alte velocità rispetto ai motori jet tradizionali, il che significa che consuma meno carburante per miglio. Inoltre, il team di Musk sta esplorando modi per incorporare sistemi di propulsione elettrica nel design del jet, riducendo ulteriormente la sua dipendenza dai combustibili fossili. Oltre alla questione del carburante, c'è anche la questione dei materiali.
I compositi avanzati e le leghe utilizzati nella costruzione del jet non sono solo leggeri e resistenti al calore, ma sono anche progettati per essere riciclabili. La visione di Musk include un'economia circolare, dove i jet vecchi possono essere smontati e i loro materiali riutilizzati in nuovi velivoli. Capitolo 20. La reazione della comunità scientifica. La comunità scientifica è stata cautamente ottimista riguardo all'ultima impresa di Musk. Molti scienziati e ingegneri riconoscono i potenziali benefici dello sviluppo della tecnologia ipersonica, non solo per le applicazioni militari, ma anche per avanzare nella nostra comprensione dell'aerodinamica, della scienza dei materiali e dei sistemi di propulsione. Alcuni hanno sottolineato che gli sforzi di Musk potrebbero accelerare la ricerca sull'aviazione sostenibile, portando a scoperte che potrebbero eventualmente beneficiare il trasporto aereo commerciale. Altri, però, hanno sollevato preoccupazioni etiche riguardo all'uso dell'IA e della tecnologia ipersonica nella guerra, argomentando che tali progressi potrebbero inasprire le tensioni globali e portare a nuove forme di conflitto. Musk, da parte sua, è stato rapido ad affrontare queste preoccupazioni. Ha ribadito il suo impegno a utilizzare la tecnologia a beneficio dell'umanità e ha espresso la sua disponibilità a collaborare con organizzazioni internazionali per stabilire linee guida e regolamenti per l'uso della tecnologia ipersonica. Capitolo 21. Il ruolo di SpaceX. Mentre Tesla è conosciuta per le sue auto elettriche e Neuralink per le sue interfacce cervello-computer, è SpaceX a giocare il ruolo centrale in questo nuovo progetto. L'esperienza di SpaceX nello sviluppo di razzi e navette spaziali riutilizzabili ha fornito a Musk un vantaggio unico. L'esperienza dell'azienda nel gestire temperature estreme, alte velocità e aerodinamica complessa si è rivelata direttamente applicabile allo sviluppo del caccia ipersonico. Lo Starship di SpaceX, progettato per i viaggi interplanetari, deve resistere al calore intenso e alla pressione del rientro nell'atmosfera terrestre a velocità ipersoniche. Questa esperienza è stata inestimabile per lo sviluppo di materiali e tecnologie che possono essere applicati al nuovo jet. Inoltre, le avanzate strutture di R&D e i siti di test di SpaceX sono utilizzati per effettuare simulazioni e test dal vivo del jet ipersonico. La cultura di iterazione rapida e innovazione audace dell'azienda le ha permesso di muoversi più velocemente delle aziende aerospaziali tradizionali, sviluppando e testando nuove tecnologie a un ritmo che sarebbe impensabile in un ambiente più burocratico. Capitolo 22. Test e prototipazione. Lo sviluppo del caccia ipersonico sta ora entrando in una fase critica. Test e prototipazione. SpaceX ha già iniziato a costruire diversi prototipi nelle sue strutture all'avanguardia in Texas e in California. Questi prototipi sono sottoposti a rigorosi test a terra per convalidare la loro integrità strutturale, aerodinamica e i sistemi di propulsione. I primi test di volo sono programmati per la fine dell'anno. Questi test saranno effettuati in un ambiente altamente controllato, con i voli iniziali concentrati su velocità subsoniche e supersoniche prima di progredire gradualmente verso velocità ipersoniche. L'obiettivo è raccogliere il maggior numero possibile di dati, affinare il design e identificare eventuali problemi prima di passare a test più avanzati. Musk ha promesso che questi test saranno condotti in modo trasparente, con aggiornamenti regolari e riprese condivise con il pubblico. Crede che, condividendo il processo, possa costruire sostegno per il progetto e ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati. Capitolo 23. Partecipazione pubblica e trasparenza. Elon Musk ha sempre compreso il potere della partecipazione pubblica.
sa che il successo dei suoi progetti spesso dipende non solo dalla tecnologia stessa, ma anche da quanto bene riesce a comunicare la sua visione al mondo. Per il caccia ipersonico, Musk si è impegnato a un livello di trasparenza senza precedenti. Prevede di trasmettere in diretta le tappe chiave, come i primi voli di prova e le prove dei motori, permettendo al pubblico di assistere ai progressi in prima persona. Sta anche invitando giornalisti, blogger e influencer a visitare le strutture di SpaceX, offrendo loro uno sguardo dietro le quinte del processo di sviluppo. Musk ha persino suggerito la possibilità di creare una piattaforma open source per alcuni aspetti del progetto, permettendo agli esperti esterni e agli appassionati di contribuire con idee, proporre soluzioni e collaborare su sfide specifiche. Questo approccio non solo favorisce l'innovazione, ma costruisce anche una comunità attorno al progetto, trasformandolo in un'impresa condivisa, piuttosto che in uno sforzo chiuso e segreto. Capitolo 24. Applicazioni civili potenziali. Sebbene il focus principale del jet ipersonico di Musk sia sulle applicazioni militari e di difesa, c'è una crescente speculazione sui suoi potenziali usi civili. Un jet ipersonico potrebbe rivoluzionare l'aviazione commerciale, riducendo drasticamente i tempi di viaggio tra i continenti e rendendo il mondo più connesso che mai. Immagina un volo da New York a Tokyo in meno di 2 ore o un viaggio transatlantico da Londra a Los Angeles in meno di 1 ora. Tali capacità non solo cambierebbero il modo in cui viaggiamo, ma avrebbero anche impatti economici e sociali profondi. Potrebbe facilitare gli affari globali, rendere più accessibili le località remote e avvicinare le persone. Musk ha accennato alla possibilità di sviluppare una versione civile del jet, dotata della stessa tecnologia all'avanguardia, ma ottimizzata per il comfort e la sicurezza dei passeggeri. Questa versione potrebbe essere utilizzata per voli commerciali ultraveloci, potenzialmente inaugurando una nuova era di viaggi ipersonici. Tuttavia, ci sono sfide significative da superare prima che tale visione possa diventare realtà. L'aeromobile dovrebbe essere modificato per soddisfare gli standard di sicurezza civile e sarebbe necessaria una nuova infrastruttura per gestire i voli ipersonici, dalle piste specializzate ai sistemi avanzati di controllo del traffico aereo. Capitolo 25. Le implicazioni globali. L'annuncio di Musk ha scosso le industrie aerospaziali e di difesa a livello globale. I paesi di tutto il mondo stanno prendendo nota, rendendosi conto che la tecnologia ipersonica non è più un sogno lontano, ma una realtà che si avvicina rapidamente. Governi, appaltatori della difesa e aziende tecnologiche stanno ora correndo per recuperare il ritardo, investendo nei propri programmi di ricerca e sviluppo ipersonico. Per gli Stati Uniti, il caccia ipersonico di Musk rappresenta un'opportunità per recuperare un vantaggio tecnologico in un panorama globale sempre più competitivo. Per la Cina e la Russia è un campanello d'allarme, spingendo a rinnovare gli sforzi per sviluppare le proprie capacità ipersoniche. L'introduzione di tale tecnologia potrebbe anche avere importanti implicazioni geopolitiche. Potrebbe alterare l'equilibrio di potere, modificare alleanze e persino ridefinire le regole della guerra. Con i paesi che si contendono la supremazia nel dominio ipersonico, potremmo vedere emergere nuove forme di collaborazione e nuovi tipi di conflitto. Capitolo 26. La visione per il futuro. Man mano che il caccia ipersonico di Musk si avvicina alla realtà, è chiaro che questo progetto è molto più che semplicemente costruire un nuovo aereo. Si tratta di sfidare lo status quo, spingere i limiti di ciò che è possibile e osare immaginare un futuro più veloce, più intelligente e più connesso. La visione di Musk va oltre la tecnologia stessa. Vuole ispirare una nuova generazione di innovatori, dimostrando loro che con abbastanza creatività, determinazione e audacia
possiamo affrontare anche le sfide più impegnative. Crede che, superando le limitazioni di velocità e distanza, possiamo sbloccare nuove opportunità e possibilità per l'umanità. Alla fine, questo jet ipersonico è più di una semplice macchina. È un simbolo del potenziale umano. È un promemoria che siamo capaci di raggiungere la grandezza quando osiamo sognare in grande e aspirare a qualcosa di più grande di noi stessi. Il viaggio è lontano dall'essere finito, ma una cosa è certa. Il caccia ipersonico di Elon Musk ha già cambiato la conversazione, acceso immaginazioni e preparato il terreno per una nuova era di innovazione. Il mondo sta osservando e il futuro sta arrivando, più velocemente di quanto avremmo mai pensato possibile.